tutti makers e amanti del fai da te. Oggi faccio una bella recensione. Allora, questo, come avete visto, se mi seguite anche su Facebook e su Instagram, questo è il nuovo arrivato allo Zappolos Garage. Come potete vedere, Makita, il colore si vede, questo bellissimo blu Makita. E cosa c'è qui dentro? Qui dentro c'è un martello demolitore. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere che la scatola, vedete già con l'impronta della mia mano, la scatola è molto 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 grande, e anzi vi do un po' di misure, che così avete gli ingombri: 65x18x45 più o meno, per cui è una bella bestia. Cosa c'è qui dentro? Martello demolitore HR4001C. Sono 6,7 kg per 1100 watt di potenza. Ovviamente presa 220 volt. Dentro vedete che ci sono un po' di cosette, adesso andiamo a vederle tutte, e ci sono anche già un po' di roba in più che ho comprato a parte e che mi servivano. Partiamo subito con descrivere cosa trovo all'interno della valigetta. Allora, c'è il mio bel demolitore, poi ci sono il libretto di istruzioni in parecchie lingue, poi ho il foglietto solito della garanzia e le norme di sicurezza. Oltre alle istruzioni, dentro trovo il manicotto di presa laterale, diciamo, che va montato al posto di questo maniglione qua. Poi vediamo perché utilizziamo uno o utilizziamo quell'altro. Troviamo del grasso apposta Makita, sono 100 ml e questo serve per le punte che per gli scalpelli, e questo straccetto ricamato Makita bellissimo, che può essere usato come tovagliolo per i metalmeccanici più rozzi, oppure per pulire le punte, ovviamente, quando si mettono all'interno, si ripongono all'interno della scatola, anche perché, o prima di inserirle, perché una volta utilizzate sporche di grasso poi si impolverano, per non ributtarle dentro piene di grasso e polvere è meglio dargli una pulita, reingrassarle e reinserirle, in modo che non le buttiamo dentro sporche di grasso e polvere, perché sennò viene fuori un macello infinito. In più, all'interno, oltre a queste cose che ho messo io, però c'è questa stina, che è quella che mi serve per darmi la profondità di foratura che va inserita qui. Eccola qua, che serve per darmi la profondità quando vado ad utilizzare il manicotto per forare. Comunque dopo andiamo a vedere anche queste cose qua. In più, cosa ho preso a parte? Ho preso una tazza da 80 che mi servirà per forare il muro. Poi andremo comunque a provare a fare delle varie prove e faremo anche la prova di carotaggio del muro. Ovviamente ho preso una punta per scalpellare, uno scalpello piatto sempre per demolire. Siccome avevo un sacco di punte SDS, quelle piccole diciamo, e invece su questo vanno tutti inserti con l'attacco SDS Max, ho preso questa riduzione, che con l'attacco SDS Max e l'attacco SDS Mini, che è quello che utilizzavo prima, e perché ovviamente mi serviranno le punte, utilizzerò le punte per forare del vecchio trapano, del vecchio tassellatore, diciamo, che al momento è in riparazione, e quindi le metterò su utilizzando questa riduzione qua. E poi ovviamente la prolunga per attaccare la tazza, è una, sia la tazza che questa prolunga qua sono della Valex. Ovviamente attacco sempre SDX Max, sì, insomma, per quel che devo fare io la Valex diciamo che va più che bene, però il demolitore ho deciso di prenderlo comunque Makita e non prendere una cosa da Lidl o di categoria inferiore, perché il tassellatore Makita mi è durato 10 anni, ci ho carotato praticamente 3-4 volte sempre con le frese da 80 e per quel motivo lì l'ho demolito, in più utilizzato per demolire anche il cemento armato, e quindi capite bene che l'ho messo parecchio sotto sforzo, e questo l'ho fatto negli ultimi anni e lì mi è ceduto e ho dovuto optare intanto per questo, anche perché dovendo carotare altri 3 muri ho preferito utilizzare e comprarmi una cosa che mi resista almeno altri 10 anni, e comunque so che per l'utilizzo che devo farne io me ne durerà molti di più. Ok, andiamo a vedere questa adesso nello specifico. Qui abbiamo il nostro bel demolitore, è bello pesantino, non è proprio leggerissimo, però meno male, vuol dire che comunque è buono. Mi dà un 6.2 ampere di consumo di corrente. Qui ho il grilletto per accendere
e spegnere il demolitore sia in modalità foratura che in modalità scalpellamento e demolizione. E in più ho anche questo tasto qua rosso che vedete da una parte e anche dall'altra, eccolo qua, questo qua. E questo cosa serve? Mi serve questo qua rosso, viene utilizzato a seconda di quale modalità io scelgo con il selettore qua sopra. Ho tre modalità: ho la modalità con foratura col battente, che è questa, diciamo, poi ho una modalità di scalpellamento e poi ho una modalità di scalpellamento però per uso intensivo. Che differenza c'è? Che se io posiziono il selettore in questa modalità qua di scalpellamento, utilizzerò il grilletto per far andare il mio demolitore. Se invece la metto in questa modalità qua, cioè scalpellamento intensivo, per far andare il mio demolitore, utilizzerò questo pulsante qua. Io schiaccio il pulsante, non c'è bisogno che prema il grilletto perché vedete che il grilletto è già premuto. Basta che premo il pulsante e il mio demolitore inizierà ad andare avanti e indietro continuativamente, senza dover comunque tenere la pressione sul grilletto, che dopo un po' è stancante. Qui sotto il demolitore ha due spie, la prima di funzionamento e la seconda di lavorazione, e in più ha un potenziometro dove poter regolare 5 velocità diverse, da 1 a 5. Una piccola rotellina graduata con le 5 modalità. La maniglia viene utilizzata nella modalità di scalpellamento. Allora devo svitare questa manopola qua sotto e poi ho 8 possibili combinazioni di angoli diversi, diciamo, per fermare la maniglia. Dopodiché avvito la maniglia, la fermo in modo da avere una presa salda per quando andrò a demolire. Perché non utilizzo questa per la foratura, ma l'utilizzo solo nella demolizione? Perché quando il mandrino ruota, se la punta dovesse incagliarsi o bloccarsi comunque all'interno del muro, questa presa qua potrebbe scivolarmi e il trapano potrebbe, il demolitore potrebbe ruotare. Se io invece al posto di questa utilizzo la sua maniglia, diciamo questa qua, orizzontale, nel momento in cui la punta si ferma, io comunque, avendo questa presa qua, anche se sforza leggermente, riesco a tenere il trapano bello fermo. L'inserimento delle punte è molto semplice, basta solo prendere la punta, ricordatevi di ingrassarla, adesso vi faccio vedere, basta, ma ovviamente ogni volta che si utilizza, perché il mandrino e il trapano duri più a lungo, è sempre meglio ingrassare bene le punte quando si inseriscono. Vado a fare una leggera pressione, prendo la parte bassa del mandrino, la tiro verso il basso e vedete che la punta scorre. Dopodiché la punta è bloccata e non ruota. Per togliere la punta faccio la stessa cosa, tiro in giù la parte bassa del mandrino, sfilo la punta. Ve lo faccio vedere con lo scalpello, tiro in giù, ovviamente devo trovare l'angolazione giusta e vedete che la punta non ruota. Però posso fare una cosa, siccome se ad esempio devo demolire una parete di piastrelle, devo avere la punta che sia indirizzata nel verso giusto, ovviamente non posso ruotare il demolitore perché sarebbe una cosa molto stancante, è meglio indirizzare sempre la punta nel verso giusto delle piastrelle. Allora cosa faccio per far questo? Giro la manopola, vedete, in questa mezza posizione qua, chiamiamola così, dove c'è questo simboletto qua che mi permette di ruotare il mandrino. Per cui giro qui il selettore e vedete che il mandrino, così, scusate, la punta e quindi anche il mandrino, in questo caso può girare. Ho 12 angoli diversi di rotazione. Ok, diciamo che voglio metterla piatta, parallela all'asse, diciamo, del demolitore. Prendo il selettore, lo ruoto nella posizione di scalpellamento oppure di scalpellamento intensivo e vedete che la punta, in questo caso, mi farà uno scattino in modo da ruotarla nell'incastro suo interno dell'angolo esatto e dopodiché da qua non si muoverà più. Non c'è, diciamo, altro da dire, anche perché l'attrezzo è molto semplice. Andiamo subito a provarlo. Allora vediamo prima una foratura, poi andiamo a fare il carotaggio su un muro portante e dopodiché andremo a fare delle prove di demolizione su del cemento armato. Ci vediamo alla fine per le ultime considerazioni. Prima prova, andiamo a fare un bel foro con questa punta lunga, che è quello che mi servirà poi per portare la luce fuori dal portone del garage. Siccome dobbiamo utilizzare la punta, per cui il trapano dovrà girare e non solo forare, dobbiamo cambiare, secondo le istruzioni, il supporto laterale. Per cui andiamo ad allentare intanto questa vite qua, poi comunque lo faremo anche un'altra volta. E andiamo a togliere facendo un po' di forza. Sì, è un po' rognosetto questo,
metodo qua, questo sistema, diciamo. È un po' fastidioso, anche se mi aiuto qua. La punta si avrebbero potuto inventare un sistema un po' meno fastidioso, ah, quello sì, vabbè. Andiamo a inserire questo, che è già molto 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 più semplice. Qui vedete c'è anche il foro per inserire l'asta per misurare la distanza di perforazione, ma a noi non serve. Ecco, dovrò inserire anche la riduzione nella punta, per cui inserisco la riduzione da SDS e inserisco la mia bella punta sulla riduzione. Prima prova di oggi è quella di foratura. Una bella punta da 18 lunga 40 cm. Io dovrò forare una parete portante di 25 cm di spessore e vediamo come si comporta il tessellatore. Andiamo a metterci un paio di guanti, le cuffie e gli occhiali e andiamo a forare. Ah, un'altra cosa, ovviamente dobbiamo spostare la leva qua sopra e selezionare il trapano con il battente. Metodo casalingo per non sporcare più di tanto in giro. Infatti vedete che polvere per terra ce n'è pochissima. Ho messo quella sportina di nylon attaccata su con quattro pezzi di scotch di carta in modo che raccogliessero bene la polvere. Ovviamente sono in garage per cui non ho tenuto tanta cura. Comunque avete visto, una punta da 40 cm, sono andata dentro per 30, forse un po' di più di 25 che pensavo. Comunque avete visto, ho forato bene, io non ero messo neanche tanto bene, per cui avete visto che il foro è andato liscio senza più di tanti problemi. Non ho dovuto neanche spingere più di tanto perché la punta entrava molto bene. Ero messo male, per cui vedevate che il trapano vibrava particolarmente, ma è un fatto dovuto anche alla prolunga che avevo inserito, la riduzione da SDS, cioè SDS Max, quella lì. E anche quello conta tanto sul gioco della punta, infatti vedevate che vibrava parecchio. Comunque, prima prova superata, forato molto bene, senza tanti problemi, e devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Dai, andiamo avanti con le altre due prove. Eccoci qua, siamo sopra un'impalcatura di più o meno 5-6 metri d'altezza, che è dove praticamente devo fare il foro per il climatizzatore. E questo qua, vedete qua che c'è un po' un bordo, lo vedete da un'altra inquadratura, allora si vede meglio. Questo qua è il perforo che ho fatto dall'interno della casa per vedere dove uscivo. E adesso da sopra l'impalcatura vado a fare il carotaggio con il demolitore per arrivare all'altro carotaggio che avevo fatto da dentro. Da dentro ho fatto 10 cm più o meno, perché se faccio il carotaggio da fuori direttamente, faccio solo il perforo e poi faccio il carotaggio da fuori, quando arrivo dentro il muro, quando con la carota praticamente arrivo ad appoggiarmi dentro il muro interno, diciamo, la parte di intonaco esplode e quindi mi fa un macello intorno al buco. Allora cosa ho fatto? Ho fatto i primi 5-10 cm di carotaggio dall'interno dopo aver fatto il preforo, in modo da mantenere tutto l'intonaco attorno al foro intatto. E adesso da fuori praticamente vado a fare il resto. C'è un muro di blocco e poi dentro c'è un po' di cemento, per cui non è molto duro da forare. L'avevo già forato con il tassellatore, sempre Makita, però essendo una macchina più piccola, fatta appunto per far fori ma non per carotare, diciamo non era proprio così adatta e infatti l'ho distrutto. Cioè non l'ho distrutto, però aveva già problemi e con questo ho aumentato, infatti si sono spaccati gli ingranaggi e l'ho portato a riparare. Per cui adesso vediamo il carotaggio con questo. Dopodiché andremo a vedere la prova di demolizione invece vera e propria. Intanto facciamo la rotativa con il martellamento. Vi cambio l'inquadratura così vedete bene il foro e vedete bene come lavora il Makita. Questa, una tazza da 80, c'ho questo gambo lungo 40 cm, sempre con l'attacco SDS Max. C'è una punta qua sopra da muro da 6 per farmi da guida. Il problema qual è? Che io ho già fatto il perforo e avevo solo una punta lunga da 20 e ho dovuto farlo con quello, per cui all'inizio purtroppo balla, ok? La tazza all'interno del... No, non sarà perfetto il foro, diciamo proprio al centro. Per far sì che
la tazza venga bene centrata al foro, dovrei prendere una tavola di legno abbastanza spessa, cioè questa è la mia idea, prendere una tavola di legno abbastanza spessa, farci un foro con una tazza da 80-85 mm, ok? Poi prendere questa tavola di legno, fissarla al muro anche con dei tasselli, e centrarla in modo da avere perfettamente il centro. Poi vado con il demolitore a inserire la mia tazza da 80 da muro all'interno del foro che ho fatto nel legno. Così facendo, quando la tazza da muro inizia a ruotare, resterà all'interno del foro che ho fatto nel legno e quindi non andrà a ruotare in giro. Perché adesso, quando andrò a fare il foro, purtroppo essendoci il foro centrale da 20, la mia tazza andrà un po' a ruotare in giro e fare un po' di casino, ma solo per il primo centimetro. Dopo, una volta che si impronta e prende la direzione giusta, continua e va dentro senza problemi. Anche perché ha abbastanza forza il demolitore e quindi sarà una cosa abbastanza veloce, ecco, quella di andare dentro. Però non è proprio il massimo, ok, come lavorazione. Ecco, vedete, sono 30 cm di muro. Questi ultimi 20 li ho fatti praticamente in più o meno un minuto. Adesso sto toccando la parte di là del muro. Vedete che sono dentro di più o meno 30 cm. Dalle mie dita e la mia manica. Non ho il metro dietro, però questa è la distanza. Andiamo avanti con la prova di demolizione. Siamo arrivati all'ultima parte di questa recensione e quindi proveremo la scalpellatura del demolitore Makita, la vera e propria parte di demolizione. Allora, io ho questo bel blocco di più o meno 30 kg, che è un pezzo di marciapiede che ce l'ho qua a casa da non so quanti anni, e finalmente abbiamo trovato il suo utilizzo e il suo scopo, cioè quello di testare il Makita. Ho la punta, sia quella fatta a scalpello, vedete, in contrasto, eccola qua, e anche la punta vera e propria. Andiamo a provarle entrambe su questo pezzo di cemento. Allora, come prima cosa andiamo a cambiare la maniglia. Possiamo usare sia questa per la demolizione e anche questa qua su adatta, è lo stesso. L'importante è che quando, come abbiamo visto prima, andiamo a trapanare o a carotare, non utilizziamo questa, ma utilizziamo questa qua molto più sicura. Però, visto che ci siamo, andiamo a cambiarla. Allora svitiamo. Sfiliamo la prima e inseriamo la seconda. Diciamo che non è proprio così semplice da inserire, però meglio così, vuol dire che è molto più sicura. Grasso. Partiamo prima con la punta. Postiamo la modalità, per cui giriamo verso la demolizione, quella più semplice, diciamo, non quella intensiva, quella più semplice, cioè in questa posizione, in modo da usare sempre la leva e non il selettore. La velocità impostata è la 5, che è quella più veloce. Protezioni: occhiali, tappi per le orecchie, ovviamente guanti. Punta scalpello, cosa c'è da dire? Allora, come avevo anticipato prima, c'è la possibilità di regolare l'inclinazione dello scalpello. Adesso vedete che è piatto, però mettiamo che io devo andare a fare un taglio di questo genere, devo girarlo. Quindi posto il selettore, lo metto nella posizione che mi permette di ruotare il mandrino, vedete che la punta ruota, per cui lo tengo verticale rispetto al mio asse di lavorazione. Vado a ribloccare la lama e adesso da qui non si muove. Un'altra cosa, visto che ci siamo, al posto di andare a lavorare con il selettore in modalità di lavorazione non intensiva, cioè utilizzando il tasto, postiamo di nuovo il selettore in modalità scalpellamento intensivo e andiamo a lavorare utilizzando questo tasto qua rosso e non il tasto leva che c'è sull'impugnatura, per cui il tasto leva sull'impugnatura resterà sempre premuto e quindi non darà fastidio alla mano, perché se questo qua ce l'avessimo sempre in giù, ogni volta che noi andiamo a prendere in mano il maniglione dovremo andare a schiacciare il tasto. Eccomi qua pronto per le ultime considerazioni, in questa posizione insolita, però vabbè, non so come riprendere, va bene così. Allora, avete visto le tre prove, la prima prova di foratura, la seconda prova di carotaggio e l'ultima prova di demolizione.
Adesso questo qua ce l'ho più o meno da un paio di mesetti, un mese e mezzo, due mesi. L'ho usato io, l'ho prestato a mio suocero per demolire, l'ho utilizzato per carotare altri muri, per fare altre rotture e devo dire che va benissimo, cioè come ci si aspetta da un attrezzo firmato Makita. Ovviamente ve lo consiglio, chi lavora tutto il giorno con queste attrezzature sa sicuramente quanto vale la qualità Makita, quanto valga i soldi che l'ho pagato. È un bel attrezzino, se volete fare dei lavori abbastanza importanti ve lo consiglio e vi consiglio anche di spendere qualche soldino. Allora, se avete bisogno del avvitatore da lavorare una volta a settimana, ok, nel vostro garage potete prendere anche un avvitatore della Lidl. Ma un attrezzo che deve svolgere dei lavori pesanti e volete che vi duri parecchio, sottolineo pesanti perché questo fa una lavorazione che sulle parti meccaniche va ad incidere molto, vi consiglio appunto di spendere qualche soldino in più e sicuramente non ve ne pentirete. Per cui Makita, Makita, Makita. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, non ne faccio molte. Almeno ultimamente non ne faccio molte perché mi dedico più che altro ai lavoretti. Questa mi sentivo di farla perché appunto sono molto contento di questa spesa che ho fatto. Sono molto contento del prodotto soprattutto. Se vi piace, e spero di sì, condividete il video. Fatemi sapere se anche voi avete altri attrezzi Makita magari nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!